condannato a 4 anni per spaccio di droga a Don Stefano, ex parroco di Carciano, il difensore, ricorreremo in appello. La chiesa di Villa gremita di giovani per l'ultimo saluto a Cristiano Conti, a fine cerimonia lancio di palloncini verso il cielo. Sanità, il governatore Chiamparino accompagnato da Saitta sarà il 10 aprile a Villa d'Ossola per incontrare i sindaci. A Domo siglata intesa fra comune e parti sociali per l'applicazione di contratti d'affitto agevolati per chi li applicherà, sgravi. Versati alla regione la metà dei fondi della protezione civile per l'alluvione dell'autunno, settimana prossima all'elenco delle opere. Dopo il tracollo subito a Voghera dallo Sporting Bellinzago, ai nostri microfoni il direttore sportivo Enzo Barbero. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Don Stefano Cavalletti, l'ex parroco di Carciano, lo ricorderete, coinvolto la scorsa estate in uno scandalo in una coca party a Milano, è stato condannato a 4 anni di carcere. L'avvocato difensore ha preannunciato: ricorreremo in appello. Condanna a 4 anni per Don Stefano Maria Cavalletti e la sentenza del GUP del Tribunale di Milano Luigi Gargiulo al termine del processo con rito abbreviato all'ex parroco di Carciano di Stresa accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La richiesta della PM Cristiana Roveda era stata di 4 anni e 2 mesi. Don Stefano, 46 anni, era stato arrestato l'11 luglio scorso durante un coca party in un appartamento di Piazza Anghilberto a Milano. A chiamare la polizia erano stati i vicini che avevano sentito delle urla. All'arrivo degli agenti, sacerdote aveva gettato nel water della cocaina il passaporto fatto a pezzi. Il sacerdote, difeso dall'avvocato Monica Rossi, si trova attualmente ai domiciliari in una località protetta in Umbria. Aveva ammesso di avere con sé 100 grammi di cocaina la sera dell'arresto. Aveva spiegato di aver iniziato a farne uso per uscire dal periodo di depressione nel quale era caduto dopo la condanna in primo grado da parte del tribunale di Verbania a 5 mesi e 10 giorni per truffa ai danni di un'anziana. Per ora no comment dell'avvocato difensore, che annuncia di attendere le motivazioni della sentenza che saranno disponibili entro 30 giorni. L'avvocato Rossi preannuncia solo il ricorso in appello. Una folla commossa ha seguito oggi pomeriggio a Villa d'Ossola le esequie di Cristiano Conti, il 18enne morto inizio marzo, le cui cause della morte sono ancora tutte da chiarire. Palloncini verdi liberati nel cielo che sovrasta la chiesa del Cristo Risorto. Così gli amici hanno salutato all'uscita dalla chiesa della bara dove era ricomposto il corpo di Cristiano Conti, lo studente di 18 anni inspiegabilmente morto nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 nella sua abitazione di Villa d'Ossola. C'erano tantissime persone oggi a dire addio a Cristiano. 3/4 di loro erano giovani, studenti, amici, conoscenti che si sono stretti attorno a Papa Claudio, mamma Barbara e alla sorellina Rebecca, distrutti da un dolore profondo, incolmabile. Gesù sa cosa state provando, vi capisce, perché lui è qua, in silenzio, ha detto nella sua predica il parroco Don Massimo Bottarel, davanti alla bara ricoperta di fiori bianchi, sulla quale c'era una foto di Cristiano. Gesù ha preparato una terra nuova, un cielo nuovo per Cristiano, ha detto, invitando i ragazzi a stare vicino ai genitori e a ricordare il giovane per i momenti vissuti assieme e per le sue qualità. Volti tristi, occhi pieni di pianto, sguardi smarriti tra i tantissimi ragazzi che affollavano la chiesa e il sagrato antistante. In chiesa anche la bandiera listata a lutto dell'Istituto Marconi Galletti che il giovane frequentava. Sulla causa della morte occorrerà attendere un paio di mesi dopo l'autopsia eseguita da 3 medici legali. Si dovranno stabilire le cause di quel decesso avvenuto dopo una broncopatia curata al pronto soccorso dell'ospedale di Domodossola. Cristiano era stato dimesso poche ore dopo il ricovero e successivamente era stato in cura da altri 2 medici. Sembrava guarito, avrebbe dovuto rientrare a scuola. Quella notte il cuore però ha cessato di battere. Nuova udienza nell'ambito del processo Borella, oggi la parola al PM che ha chiesto 5 anni di condanna, sentiamo.
5 anni di reclusione, la richiesta di condanna della PM Anna Maria Rossi nei confronti di Sergio Borella, difeso dagli avvocati Rosalba Di Fede e Domenico Capristo. Il titolare della ditta di autotrasporti di Fondotoce è accusato di estorsione per aver costretto, minacciando i camionisti, a violare le norme del contratto su orari di lavoro e carico del camion e di truffa ai danni dello Stato per aver ottenuto sussidi dall'INPS per la cassa integrazione mentre i lavoratori erano in servizio regolarmente. A denunciarlo erano stati gli stessi autisti. Dalle loro testimonianze, ha detto nella sua lunga requisitoria alla PM, è emersa chiaramente la situazione che erano costretti a sopportare, ore di guida superiori a quelle previste dal contratto, cambi dei dischi, il mancato rispetto delle pause, i carichi eccessivi, le multe che venivano scalate dai loro stipendi. Ha proseguito il pubblico ministero, se hanno temporeggiato prima di sporgere denuncia è stato per la minaccia di essere licenziati con la frase se non ti va bene quello è il cancello, la paura di perdere il proprio sostegno economico. Rossi ha anche fatto rilevare come da parte degli ex dipendenti non siano mai state avanzate pretese economiche. Questo tipo di condotta, ha detto la PM, è deplorevole, condannabile dal punto di vista morale ed etico, oltre che penale. Vi è stata una prevaricazione di Borella nel suo ruolo di datore di lavoro. Borella ha fatto delle dichiarazioni spontanee. In 55 anni di lavoro, ha detto, partendo da niente ho costruito la mia azienda. Per me i dipendenti sono sempre stati una famiglia, tutti i sabati li portavo fuori a pranzo, non ho mai minacciato nessuno. A giugno la parola dell'avvocato Giuliano Clementi, della parte civile, solo un ex dipendente si è costituito, e poi alla difesa di Borella. Furto di bestiame successo nella notte tra lunedì e martedì in una stalla a ridosso di Ornavasso. I ladri hanno agito indisturbati, impossessandosi tranquillamente delle chiavi della stalla, dalla quale hanno prelevato 29 capre adulte, 25 capretti ed il cane pastore. A fare la mare scoperta è stato lo stesso allevatore, residente però a San Bernardino Verbano. All'uomo non è rimasto che denunciare l'affatto alla polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia provinciale. E questo è l'ennesimo furto di bestiame registrato in provincia negli ultimi tempi. Dalle forze dell'ordine arriva l'invito alla popolazione a collaborare, a segnalare automezzi, persone e sospetti, soprattutto nelle ore notturne. Ed ora invece parliamo di sanità, perché è ufficiale: dopo Pasqua Sergio Chiamparino sarà in Ossola per incontrare i sindaci del Verbano. Cusi Ossola, si parlerà di sanità. Intanto sul luogo deputato ad ospitare l'incontro c'è già qualche polemica, ma Bartolucci, il sindaco di Villa, tenta di gettare acqua sul fuoco e dice nulla è stato ancora deciso. Vedremo come andrà a finire questa partita. Intanto è certo, sabato a Vogonia una delegazione di amministratori ossolani si incontrerà per decidere la linea da tenere con Chiamparino. Il presidente della regione Chiamparino sarà il 10 aprile prossimo in Ossola per parlare con gli amministratori locali di sanità. Chiamparino, che sarà accompagnato dall'assessore Saitta, era stato invitato da 18 dei 37 sindaci della valle per discutere di sanità, ma soprattutto per fare chiarezza sulla chiusura di uno dei due DEA presenti sul territorio, Verbani e Domodossola. Una decisione, quella della regione, che nel VCO sta scatenando da mesi dure prese di posizione, che soprattutto ha spaccato i sindaci dell'Ossola, con alcuni favorevoli e altri contrari alle dimissioni se il DEA dell'ospedale Domese venisse chiuso. La frattura ha visto gli amministratori del centro-sinistra abbandonare il primo cittadino Domese Cattrini, dopo che questi aveva chiesto di avere garanzie nella lotta in difesa del San Biagio. Chi nei giorni scorsi ha letto un possibile riavvicinamento delle posizioni in casa PD ha forse accelerato troppo i tempi. La venuta di Chiamparino fa capire che il dialogo con Cattrini è ancora balbettante. Infatti il presidente della regione sarà in Ossola a parlare di sanità, ma non andrà a Domodossola, città dove ha sede l'ospedale. La riunione si terrà alla fabbrica di Villa, una decisione che pare un altro affronto a Cattrini e a quella parte di PD Domese che lo sostiene. Come altrettanto emblematica è la decisione dei sindaci del centro-sinistra di ritrovarsi sabato per decidere quale linea tenere con Chiamparino. La sede di questa riunione sarà Vogonia, comune guidato dal sindaco Borghi, uno dei più polemici nei confronti di Cattrini. Affitti con prezzi agevolati a Domodossola. Comuni e parti sociali hanno siglato un accordo per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta. Valutate che in città si contano più di 8.600 famiglie e più di 2.600 vivono in case d'affitto. Sentiamo.
Domodossola è il secondo comune del VCO ad aver siglato patti che favoriscono l'applicazione di contratti d'affitto a prezzi agevolati. Nel 2002 analoga intesa era stata siglata dal comune di Verbania. L'accordo firmato oggi in municipio suggella mesi di lavoro fra l'amministrazione comunale e i sindacati di inquilini e proprietari di case. Scopo: agevolare la locazione di abitazioni sfitte da un lato e dall'altro tamponare gli sfratti, una vera emergenza abitativa per la città. Tutto questo permetterà a Domodossola di vedere aumentata la quota di finanziamenti regionali per l'emergenza abitativa a sostegno di soggetti morosi incolpevoli. Questo momento, se applicati nel comune di Domodossola, porteranno benefici fiscali ai proprietari e agli inquilini. Gli affitti tengono conto sicuramente di quella che è la situazione abitativa del comune, ma di quelli che sono gli affitti che tengono in considerazione una città come la nostra. Per calcolare i canoni agevolati occorre fare riferimento alla tipologia dell'immobile, all'età dello stabile, alla sua collocazione. Il protocollo, per esempio, enuncia in modo chiaro le 5 zone in cui è stata divisa la città. Il patto produce effetti positivi sia per gli inquilini che per i proprietari di immobili. Per i primi i vantaggi si tradurranno. Intanto un vantaggio fiscale, perché dichiarando sul modello 730 l'affitto che viene pagato si ha uno sgravio fiscale che va dalle 300 alle 600 euro annue con questi contratti di locazione. I vantaggi fiscali sono poi che l'inquilino, siccome concorreva il 50% nel pagamento della tassa di registro, questo non avverrà più e l'inquilino non dovrà più mettere le marche da bollo sul contratto di locazione. Non meno importanti le agevolazioni per i proprietari di case. E sono vantaggi relativi a un IRPEF ridotto se il proprietario continua a scegliere l'opzione della fiscalità tradizionale. È un abbattimento del 30% annuo e un abbattimento anche del 30% della imposta di registro sulla registrazione del contratto. Mentre molto più importante quella relativa alla cedolare secca, quindi la fiscalità è una scelta fiscale recente di qualche anno e in quel caso il proprietario ha un abbattimento al 10% annuo. L'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ha deliberato il provvedimento di assegnazione alla Regione Piemonte del Castello di Miasino. In un incontro tra l'assessore regionale al turismo Parigi e i sindaci del territorio è stato concordato che prossimamente la Regione indirà una manifestazione di interesse pubblica in vista del bando, mentre in via transitoria i comuni collaboreranno per la gestione temporanea in attesa del riutilizzo sociale. Il traguardo infatti è quello di riaprire subito il castello alla cittadinanza. E rimaniamo nel Cusio perché ieri sera c'è stato consiglio comunale a Domenia, all'ordine del giorno per lo più questioni tecniche. Il consiglio si è aperto con la votazione della surroga del dimissionario Sergio Bisoglio. Sui banchi leghisti al suo posto è arrivato Franco Lucchini. Il consiglio ha poi approvato la variante numero 26 al piano regolatore generale, un atto atteso dal 2002 e che di fatto sblocca diverse questioni poste all'attenzione degli uffici comunali che da lungo tempo attendevano risposte da parte dei cittadini. Fra le altre questioni dibattute dall'assise municipale anche l'interpellanza relativa alla situazione in cui versa il parcheggio Gasco in città. L'assessore Pesce ha risposto che l'amministrazione ha in progetto la sistemazione dell'area in questione. Danni alluvione dello scorso autunno, stanziata alla Regione la prima tranche di fondi, la settimana prossima sarà disponibile anche l'elenco delle opere finanziate. Versata alla Regione la prima tranche dei fondi stanziati a dicembre dalla Protezione Civile per i danni provocati dall'alluvione dello scorso autunno per la provincia del VCO insieme a quelle di Alessandria, Biella, Novara, Vercelli. La disponibilità delle risorse è di 15.625.000 euro, pari al 50% dell'importo totale. I fondi si aggiungono ai 10 milioni di euro già nella disponibilità della Regione. Si tratta per lo più di interventi per opere pubbliche. Forse saranno contemplate le spese di ospitalità sostenute da alcuni comuni per gli sfollati.
privati. Al momento non si parlerebbe di danni ai privati. L'elenco delle opere sarà però disponibile la settimana prossima, precisa il vicepresidente della regione Aldo Reschigna. Ed è a quell'elenco dunque che occorrerà riferirsi per capire cosa sarà fatto nella nostra provincia. Ricordiamo che i comuni maggiormente danneggiati nel VCO furono Rebel, Girate e Omegna. Area al momento l'emergenza frana è costata circa 70.000 euro all'amministrazione comunale, chiesti 1.400.000 euro per la messa in sicurezza del versante. A queste cifre si aggiungono i danni ai privati. Ora comincia la stagione delle piogge, urge intervenire per la sistemazione, ha sollecitato il sindaco Oreste Pastore. Di competenza provinciale invece la strada franata a Belgirate, la cifra chiesta inizialmente di 500.000 euro è stata ridimensionata a 100.000. È di competenza regionale il Rio San Paolo che ha causato gli smottamenti. Il comune ha anticipato 20.000 euro per gli interventi sul Rio, cifra che verrà rimborsata da Torino. A Omegna gli interventi più importanti sono quelli per le strade di Agrano, chiesti dalla provincia circa 300.000 euro, e della Valstrona, più i numerosi danni ai privati. Ora invece parliamo di occupazione. Al microfono di Franco Filippetto, l'ex segretario regionale della CGIL del Piemonte Scudiere, parla della situazione, dei timidi segnali di ripresa che si intravedono, ma disegna anche come la questione, il prezzo più alto di questa crisi alla fine sarà pagato dai giovani. Sentiamo. Ci sono questi segnali, ovviamente ognuno li vede dal suo punto di vista, noi li vediamo dal punto di vista che anche se dovesse esserci, come pare, una piccola ripresa, sicuramente i problemi dell'occupazione non si risolvono, perché per risolvere i problemi dell'occupazione bisogna mettere le imprese in condizioni di assumere. E per esempio si assume se si produce, ma si assume anche se il governo fa una buona legge per riformare quella della Fornero e mandare in pensione le persone che consentirebbero un ricambio della manodopera, quindi di assumere tanti giovani. Novarese e VCO rispecchiano quello che è il dato nazionale? Sì, sostanzialmente siamo in presenza di una crisi che coinvolge tutti, non siamo più in presenza di una crisi che coinvolge un singolo territorio, un singolo settore, e quindi se c'è la ripresa c'è per tutti, se non c'è la ripresa si aggrava la situazione per tutti. Siamo arrivati a questo punto drammatico. C'è una categoria fortemente penalizzata che è quella dei giovani. I giovani sono quelli che pagano il prezzo più alto dalla crisi e dalle scelte sbagliate. Lo pagano sul versante dell'occupazione, lo pagano anche sul versante del loro futuro pensionistico. Se non si mettono assieme risposte positive per l'occupazione e per il futuro pensionistico dei giovani, purtroppo avranno un futuro molto incerto. Voltiamo pagina, donate lavagne interattive alle scuole Cantelli di Verbania, nei giorni scorsi la cerimonia. Nuove lavagne interattive multimediali o LIM per gli alunni della scuola primaria Cantelli di Verbania Intra sono state donate dal Chivanis Club Verbanese con l'importante contributo delle famiglie degli allievi e dai comitati commercianti Cima di Intra insieme per Sant'Anna. Presenti la vicepreside Marina Giacobbe e alcuni membri del Chivanis Verbanese, compresa la presidente Costanza Radice, le insegnanti, rappresentanti dei genitori delle singole classi e dei comitati. Dopo i saluti e i ringraziamenti iniziali, portavoce dei diversi sodalizi hanno apposto una targa vicino alle LIM donate e la cerimonia si è conclusa con un rinfresco offerto dalle maestre. Questa attività del locale club si inserisce in quelle programmate per il centenario del Chivanis, che riunisce volontari in progetti a favore dei bambini sotto lo slogan Serving the Children of the World. Il club sarà presente ai concerti di Pasqua 2015 che l'ente musicale Verbania offre come da tradizione alla cittadinanza. Durante le serate è prevista una raccolta fondi di solidarietà in collaborazione con UNICEF. Ed ora lo sport, la pagina sportiva quasi interamente dedicata al calcio, al momento decisamente no dello Sporting Bellinzago nel servizio di Daniele Piovara, i 5 gol subiti ieri a Voghera. È un'autentica caporetto la trasferta al Parisi di Voghera per lo Sporting Bellinzago, che esce sconfitto con un pesantissimo 5-0 dai padroni di casa. In cronaca, lo Sporting al 14esimo sembra partire bene, il tiro di Pastorelli però si perde a lato. Al 21esimo il Voghera, l'Oltrepò Voghera passa in vantaggio, fallo di Tosa su Poesio, calcio di rigore che Marjanovic trasforma spiazzando l'estremo difensore dello Sporting. Al 26esimo arriva il 2-0.
Calcio d'angolo dalla destra, di piede di Placido, tutto solo per lui, è un gioco da ragazzi, segnare appunto il gol del 2-0. Al 28esimo si fa vivo l'11 di Cotti con un tiro di Visconti, deviato, termina fuori di poco al 29esimo. Sulla azione successiva il 3-0 è cosa fatta, Cocco approfitta di un errore di Viscomi e fulmina sotto la traversa l'incolpevole Girardi. Nel secondo tempo, al 13esimo, sfiora il gol la formazione di Kötting, Migliavacca servito sulla corsa da Rizzon, il suo controllo del tiro, grande l'intervento da parte di Capra. Al 17esimo arriva il gol del 4-0 dell'Oltrepò Voghera, lo firma il solito Marianovic, giocatore davvero di categoria superiore. Al 22esimo viene espulso Giovanni Kötting per proteste, al 32esimo il 5-0 definitivo, respinta difettosa di Gilardi sul tiro dalla distanza di un giocatore avversario, per Poesio è davvero semplicissimo mettere la palla nel sacco per il 5-0 che chiude i conti. E sul momento difficile dei novaresi, al microfono di Daniele Piovera, il DS Enzo Barbero, ascoltiamolo. Direttore, direi che il risultato testimonia la non partita dello Sporting, un 5-0 pesante. La partita è durata penso 18 minuti, fino al momento del rigore avevamo fatto una discreta partita, poi penso che non abbiamo più giocato, siamo stati, non so, la definizione più giusta non vorrei darla, perché potrei soltanto dire delle cose non belle. Noi abbiamo visto la partita intanto insieme a lei dall'alto e abbiamo visto una squadra sfilacciata, una squadra lunga, una squadra anche nervosa. Ma sì, perché probabilmente pensavamo di fare una buona partita, invece è durata troppo poco. Poi loro probabilmente si sono ricordati del 4-0 e non hanno mollato. Poi noi abbiamo regalato dei gol, che il quinto gol è un regalo, il terzo gol è un regalo, il rigore può esserci o non esserci, però... meno male che siamo salvi. Cambia poco nell'economia del campionato questa partita, però può dire anche tanto invece su chi si può contare, su quali giocatori si può ripartire. Chi ha voluto vedere ha visto, secondo me chi ha voluto vedere ha visto, come ho visto io avrà visto lei la partita, l'abbiamo vista vicino, abbiamo visto determinate cose che non esistono, ecco. Commentare una giornata così è una cosa ridicola, ecco, perché a pensare che questi qua nel secondo tempo mi dava l'impressione che non spingessero neanche più tanto, ma poi è stata una giornata disastrosa per tutti, ecco, perché abbiamo preso colpa di tutti. Ora le bocce con il punto sull'attività delle squadre ossolane. È iniziata con il brutto tempo la stagione estiva delle bocce in Ossola, infatti la prima delle due classiche di Mocogna non si è potuta disputare sui campi improvvisati del circolo proprio per il maltempo e si è così giocato sui campi coperti di Domodossola e di Malesco. 27 le terne al via che sono scese in campo per vincere la targa messa in palio dalla Caddo in memoria di uno storico fondatore della società, Giuseppe Marzoli, detto Peppino. Sotto la direzione attenta di Ermanno Bresciani tutto è andato per il meglio e alle ore 18 sono scese in campo le due semifinali che vedevano di fronte nella prima la Caddo con Gianluca e Mario Fiumanò ed Elio Giudici contro il Valli Ossolane di Ivano Antonini, Agostino Balzani e Giuseppe Mazza, mentre nella seconda la Juventus Domo con Massimo Giudici, Giuseppe Caldera e Aldo Bosco era contro il Masera con Luciano e Alfonso Fradelizio ed Angelo Colombo. Hanno avuto la meglio la Caddo di Fiumanò e la Juventus di Giudici, che domenica prossima si sfideranno proprio sui campi di Mocogna nella partita finale. Per quel che riguarda l'attività notturna, si è svolta lunedì sera la finale della gara Terne, organizzata dal comitato, che ha visto scendere in campo ed uscire vittoriosi i tre alfieri della Bognanco, con Enrico Bruno, Enrico Truante e Carlo Panziera, che proprio allo scadere del tempo sono riusciti a battere per 11-10 la terna del Masera, con il giovane Andrea Mellerio, Fausto Damiani e Diego Cavo. Al terzo posto, altra terna del Masera, con Pietro Mariolini, Amedeo del Sindaco e Girolamo Palamara. Martedì sera è invece iniziata la gara notturna a coppie sui campi di Malesco. La gara, diretta dal signor Osvaldo Locatelli, mette in palio le targhe in memoria del socio della Valle Vigezzo, recentemente scomparso, Gianfranco Ramoni. 33 le formazioni iscritte, con semifinali e finale, previste per martedì prossimo 31 marzo.
Terminiamo infine con le notizie relative al campionato di Serie A, al quale ha preso parte il Masera. Domenica scorsa a Loano si è svolta la finale tra la BRB di Ivrea e la Perosina di Perosa Argentina. Netta la vittoria dei rossi di Ivrea, che conquistano così per la quinta volta il titolo italiano di società. Nella finale a 4 della Serie B, svoltasi sempre domenica a Biella, ha vinto la società Noventa di Piave, che così giocherà il prossimo anno in Serie A, al posto del Valmerula, retrocesso quest'anno. Bene, è veramente tutto. Per gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito tuttonotizie.info, poi c'è Facebook, c'è Twitter. Grazie per essere stati con noi. Come sempre vi lascio i programmi della rete. Buon proseguimento.